starting standby.
Ok, ci siamo. Oh, buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Ciao Hanks, ciao Alfio, salve. Benvenuti alla live di oggi, che si doveva fare stasera, ma ho deciso di farla oggi perché ieri è andata così bene. Ho detto, perché non riprovare la stessa fortuna, no? E quindi niente, siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua con Castlevania Symphony of the Night in giapponese. Dovevo assolutamente continuarlo perché ero troppo indietro. Ciao Anto! Ciao Fra! Buona sega o buon pomeriggio. Ciao amore! Ciao piccola! Di salve! Salve a tutti! Buon pomeriggio! Allora, 14 luglio 2021, ore 14:32. Stavo dicendo, io la live la dovevo fare di sera, ma siccome ieri è andata molto bene, volevo ritentare la stessa fortuna e vedere se l'incidenza con l'orario era un'opinione, insomma, corretta, ecco, un'ipotesi corretta. Lo vedremo fra poco, lo vedremo con lo svilupparsi della live. Allora, io direi di subito di iniziare, perché adesso poi sviluppiamo tutti gli argomenti della live, come sempre. Come state? Come andiamo? Come state affrontando il caldo? Qui ci sono 25 gradi, prevalentemente nuvoloso. Secondo me spara cazzate perché non è assolutamente vero. Io ne percepisco almeno 30-31. E ditemi se l'audio è a posto. Quindi adesso mi avvicino al microfono. Tolgo il pausa al video. Ecco, eravamo rimasti qua. Eravamo alla, mi pare, Torre dell'orologio, forse, non mi ricordo. O vicino al Colosseo. E dovevamo andare avanti. Herbert Ballerina lo sto adorando. Beh, chi è che non ama Herbert Ballerina, voglio dire, insieme a Mazzo Capatonda? È qualcosa di assurdo. Personaggio specialissimo che accompagna Mazzo da moltissimo tempo. Oddio, si era rimasto. Si era bloccato Alucard. Se sembro moggio è perché mi stavo addormentando. Purtroppo l'abbiocco l'ho avuto grazie al risotto alla pescatora. Ringraziamo il risotto alla pescatora per la sua speciale partecipazione alla live. Allora andiamo avanti. Ma non ci abbiamo i soldi! Ma no, siamo ricchi! Sempre così ogni volta. Sempre così. Con Mariotti ed è sempre la stessa storia. Papà, ma non è che stai facendo questo perché siamo poveri? Ma che dici? Noi siamo ricchi! E poi si mangiano i piatti di porcellana, voglio dire. Oppure il sogno nel cassetto, appunto, che se ne sono andati a Miami. Se ne sono andati a Miami per riprendere il sogno nel cassetto. Mamma mia, quando uno prende letteralmente sempre le stesse cose. Hard repair, che cos'è? Hard repair, che cos'è? Sembrava più un oggetto che. Ah, eccolo qua. Ripristina 500 cuori monouso. Minchia! Minchia! Minchia, buonissimo! Ma super ganzo! Cioè, molto utile. Ok. Noi così andiamo alla cappella, credo, sì. Io vorrei andare al Colosseo, perché mi sa che è l'ultima zona che ho da visitare. E poi possiamo tecnicamente affrontare Alucard e Dracula. Mi scordo sempre che Dracula è il nome inverso di Alucard. Ciao a tutti i sacottini senza conservanti. Ah, ciao Giallo! Buon pomeriggio. Buoni sacottini, li adoro. Adoro i saccottini, non ne mangio da una vita, sai? Maledetti. Non ne mangio da una vita. Avrei voglia proprio di saccottini adesso, di cornetti con l'albicocca. Ci sono 40.000 gradi per i cornetti, giusto, però io li voglio. Io li voglio. Tecnicamente per andare al Colosseo, la strada era, mi pare, mi ricordo più qual era la strada per il Colosseo. Non mi ricordo più niente di sto gioco. Non mi ricordo più niente.
I cornetti solo con la crema, criminale, ma sono buoni anche con la crema, attenzione. Però, mamma mia, quelli all'albicocca oppure quelli integrali al miele. Mamma mia, che perfezione. Che dodging. Che bomba quella spada. Questa è la Almanaway o... come cavolo si chiama? Allora, un altro nome in giapponese. Comunque è una spada che ha una cadenza di attacco molto elevata. Infatti a me piace tantissimo. E grazie a questo io riesco ad andare tranquillamente nel castello inverso senza dover bestemmiare. Ti consiglio di prenderla, Anx, se puoi, perché fa veramente tanto. Ma tanto, 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 tanto. Cornetti con la ricotta, sempre e comunque. Code di aragosta con la ricotta. Se mi date le code di aragosta con la ricotta, me ne mangio almeno 5 o 6 di colpo. Infatti vedo che siamo già in 8. Buono, buonissimo. Se dovessi mangiare i cornetti con la ricotta, non lo so, mi piace, attenzione, buonissimo, ma mi viene lo sdegno, sempre con la voglia di rimettere, mamma mia. Davvero, quanto manca per finire il gioco? È da molto che ci giochi. Allora, poco, Puoi notare che il castello, almeno la mappa rovesciata, l'abbiamo visitata tutta. Vorrei trovare il Colosseo, mi scordo sempre come andare nel Colosseo. Me lo scordo sempre. Devo trovare il Colosseo. E poi, tecnicamente, possiamo andare ad affrontare Dracula e poi il gioco è terminato, tecnicamente. Ragazzi, il gioco non è infinito, devi finire anche lui. Solo che non mi ricordo come uscire da qui. Sì, infatti dovrei controllarmi dove poterla reperire. Ricordo la Clock Tower rovesciata che era un ipercasino pieno di medusa. Mamma mia, è un bordello. Però con questa spada... zero difficoltà, stai tranquillo. Allora, questa spada qui, la Valmanaway... la trovi nella libreria rovesciata, sconfiggendo quella specie di... non mi ricordo adesso il nome. Quella specie di teste volanti che fluttuano. Devi fare una specie di respawn continuo. Facendo ciò poi ti dovrebbe apparire la spada. Alcune volte ci vogliono 2 secondi, alcune volte ci vuole una vita. Però credimi, ti cambia tanto. Mangione, verissimo, sono un ingordo. Sarà una battuta sulle amnesie, ma l'ho dimenticato. Ci siamo, eh? Già sei in forma con le battute, subito spedito. Visto che te la metti così, Alfio, te ne dico una io. Sai, sono un po' preoccupato per il calendario. Sai perché sono preoccupato per il calendario, Alfio? Chiedimi il perché, io poi ti rispondo con un'altra freddura. Comunque, qua mi pare di aver visitato tutto, no? Non c'è niente da fare. Terminato tutto, 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 tutto. Perché? Perché hai i giorni contati. Perché hai i giorni contati. Volevate la freddura? Eccola qua. Ah, Dio mio, quanto sono citrullo. Ma quanto sono citrullo. Io le adoro queste freddure. Ci sono persone che però si sentono male con le freddure, per lo più per la cringiness. Ma questa cosa è da brivido freddo polare artico. Lo so, ma le freddure sono più o meno queste. Davvero, ragazzi, non mi sto ricordando dove cavolo... come cavolo raggiungere il Colosseo. Mannaggia. E come si raggiungeva il Colosseo? Aspettate un attimo. Sotn Colosseum Reverse. Sì, perché è l'unica stanza che non ho controllato. Reverse Colosseum. Vediamo se riesco a... the Reverse Colosseum can be entered from the left from the empty chapel. It leads to Deathwing Lair. Quindi a destra dell'anticappella. Mica facile. Spendo pure il condizionatore che è arrivato un'ondata naturale di freddo. Colpa mia. Colpa mia. Non so perché, forse sono semplice, ma mi fanno ridere. Ma a me fanno ridere pure. Però dipende anche il momento in cui le vai a dire. Secondo me fa tanto. Sai, ci sono anche i contesti giusti. Non che sto dicendo che questo sia il contesto più... il contesto sbagliato. Attenzione. Non voglio dire questo. Dico solo che se...
vengono immesse le freddure nei momenti esatti. C'è gente che si butta pure dalla sedia, dalla risata. Questa musica un po' mi ricorda Blade Runner. Ah, Michiru Yamane, che mi combini. Grande, grande Michiru Yamane. Ok, alla destra, anzi alla sinistra dell'anticappella, the anti-chapel, vedo qua una porta, non so se è questa, no, è questa, sì. Se io scendo qua, non c'è niente. Dovrei andare in un altro ingresso, più o meno. Speriamo sia questo il Colosseo, perché è l'unica stanza che non ho visitato. No, infatti. Eppure sento che manca qualcosa. Sì, manca qualcosa, lo so che manca qualcosa. Alla sinistra, alla sinistra. Ok, allora dobbiamo andare in un'altra stanza a sinistra. Sì, sì, su questo hai ragione. No, veramente, mi ricordo che alle superiori facevo delle freddure squallide, però mi piacquero parecchio perché era nel momento più adatto. Eravamo tesi per dei compiti, mi pare, non mi ricordo che cosa. E ci siamo rilassati parecchio, devo dire. Molto, 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 molto. Ah, comunque ragazzi, vi devo dire una cosa molto importante, ovvero riesco a fare le granite al limone. Credetemi, non è facile, ma riesco a fare delle buonissime granite al limone con pezzettini di menta tritati freschissimi, danno un sapore pazzesco. Quasi quasi mi preparerei un'altra granita adesso, però poi chi va a pulire io? I limoni, signora! Esatto, i limoni, poi ci vogliono i limoni. Io fortunatamente il succo di limone l'ho congelato per evitare che si rovinasse. Quella furbizia proprio, lifehack. Hai paura che i limoni si rovinino in estate? Congelali se è a posto, almeno congela il succo di limone. Tempismo perfetto, dici? Mi mancano gli agrumi, sapete ragazzi, mi mancano gli agrumi perché in estate una bella spremuta d'arancia veramente ti riporta al mondo. Na 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 na, na na na. Ricorda molto l'estate questa canzone. L'inverno, scusate. Lo dico sempre, questi jingle qui mi fanno venire solo voglia di stare, che ne so, in una grande tavolata a Natale con i parenti a mangiare fino a scoppiare. Vediamo se la troviamo sta cacchio di strada per il Colosseo, perché deve essere qui, per forza. Vediamo se è qui. Sì, deve essere qui per forza. Oh, l'abbiamo trovata, la strada per il Colosseo. Olè, l'abbiamo trovata, credo. Credo sia questa. Credo. No, mi sa che non è manco questa, sapete? Ma porca miseria, non è manco questa la strada per il Colosseo. Ma a sto punto dove cacchio si trova? Forse so dove si trova. Mannaggia. E dai, così mi fa venire di nuovo la nostalgia dell'inverno. No, odio l'estate. Lo so. Dobbiamo stringere i denti, ragazzi. Con l'estate dobbiamo stringere i denti. È sempre così. E poi sento gente che dice: no, ma se l'estate è bella, c'è tu che non capisci un cazzo dalla vita. Tu stai sempre attaccato con questi videogiochi. L'estate è bella, devi uscire. Ok che devo uscire, ma l'estate è bella è un cazzo, veramente. C'è gente che ci muore con l'estate, eh. Ma non morire nel senso, oddio, fa troppo caldo, non ce la faccio più, no. Gente che proprio si schiatta, muore, purtroppo non ce la fa. Quindi non mi dite che l'estate è bella. L'estate è una stagione di merda. Però purtroppo ad alcune creature serve. Poco spandi, nemici, eh.
Oddio, sembri Mariottide con questa voce, dici? Voglio dire, come si fa a non imitare il buon Mariottide quando si sente caldo? Questo deve essere per forza il Colosseo, per forza deve esserlo. Oh, ci siamo, il Colosseo. Io sta zona non l'ho visitata proprio. Non l'ho visitata proprio, sarà molto divertente, sì. Poi dovrei salvare per capire la percentuale di, del gioco. Dovrei essere 210%. Se ho sbloccato tutto il castello, più o meno. Poi questa musica mette molta più ansia di quello che dovrebbe. Oh, un altro boss, mi sa. Mi sa che c'è un altro boss qui. Se c'è. Yes. Lo sapevo. Sconfitti, veramente. Delle cacche. Delle cacche. Con questa spada è un, veramente una cazzata. Faccio la pelle a tutti quanti. Io faccio tutto il percorso lineare e poi torno indietro. Anche perché ho come l'impressione che dovrei esplorarla bene questa zona. Molto molto bene. Qui non capisco se si esce, se si torna indietro. Ora vediamo. Oh, l'orologio. No, no, vabbè, qui niente di importante. Praticamente si torna ad un punto che ho già esplorato. Vabbè, come non detto. Dobbiamo proseguire. Andiamo avanti. Ho come l'impressione ci sia un altro boss qui. Oh, che cazzo è? Che cazzo è? Un serpente morto, più o meno. Ah, salviamo, perché ci sta. Oh ragazzi, vi posso dare un altro consiglio. Se dovete mangiare i gelati, mangiatevi i gelati San Montana. San Montana, pagami. Sto consigliando i tuoi futuri clienti ad acquistarti. Che sono buoni, veramente buoni. Porca miseria, se sono buoni. Bene. Ma benissimo. Una favola. Molto bene. Certo, ho paura che mi crashi la PlayStation per l'innumerevole quantità di sprite, ecco. Troppa grafica 2D. Non c'è modo di sconfiggerlo. Ottimo. Di questi li devo evitare, basta. Sono epici i barattoli di Magnum con pezzi di cioccolato. Saranno sicuramente epici, però il problema dei Magnum è che costano parecchio. Io mi sono trovato un gelato al penny che costa 59 centesimi e sa come il Magnum Almond. Identico! Proprio consistenza, sapore, forma, peso. 59 centesimi. Tutta un'altra cosa, veramente. Qua da dove sono entrato, mi pare, sì. Ah, maledetto. Bastardo di merda. Ma che c'è invece? Oh, 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 oh. Maledetti minotauri del cazzo. Una volta cade. Qua abbiamo salvato. Direi di andare qui. Che questa zona non l'abbiamo visitata. Sì. Per niente. Cosa gli hanno messo a fare dopo una vita sola? Se poi non li posso evitare. Uno zircone, fantastico. Ora ci faccio i soldi. Bello, bello. Sconvit. Avanti. Uno shuriken. Shuriken Yagyu. Buono, buono. L'importante è esplorare. L'importante è esplorare. Che c'è sempre roba boon. Andiamo qua. Altra roba.
qui sopra. Un'altra spada. Celebra spada di Gram. Che cavolo è? L'attacco va a 91. Vabbè, allora è una cagata. Cioè, onestamente, se non è la mia One Man Away, non prendo mai niente. Cioè, è una spada fantastica questa qua. Allora, andiamo qua. Aia. Qui a sinistra cosa c'è? Spinhead, sempre quelli sono. Aquamarine, un altro ciondolo di merda. Qua un'altra bigiotteria proprio di basso valore. Qui a sinistra invece? Sì, salviamo, perché ci sta. Ora, la parte che mi risulta un po' strana di questo gioco è che nella sezione in alto a sinistra, se io premo select appunto, c'è un grande vuoto, un grandissimo se non enorme vuoto. Quindi ho come l'impressione che sto dimenticando altre zone. Però io faccio una cosa, resetto il gioco e vedo nel salvataggio a che percentuale sono. Io non dico che lo completerò al 100% perché è al 200% è impossibile. Per quanto sono sbadato io. Però vediamo. 184%. Alla faccia. Non è poco, eh. Non è poco. Mi manca il 16% tecnicamente per finirlo. Quindi sì, abbiamo altre zone da esplorare. Alcune parti ricordo che erano visitabili solo con dei glitch. Sì, è vero. Il gioco diciamo che è un po' come Super Mario, no? Ci sono zone che magari esplorandole con dei glitch particolari ti permettono di andare oltre, ecco. È difficile. Tipo quelle sott'acqua o nell'ingresso, posso immaginare. È un gioco vastissimo, nonostante sia vecchio, c'è gente che scopre ancora cose nuove, meccanismi, altre robe. Io direi che è immortale questo gioco per me. Non ci posso fare niente, per me questo gioco rimane immortale. Cioè, è un gioco stupendo da tutti i punti di vista, secondo me. Ok, qui si torna indietro. Se noi facciamo così però, andiamo qua. Sento puzza di un altro boss. Deve esserci un altro boss qui, per forza. Ah no, già l'abbiamo sconfitto. Bene. Quindi questo posto qua l'abbiamo visitato tutto. Comunque anche se veramente questo è uno di quei giochi che mi ha costretto, tra virgolette, a comprare l'originale, perché boh, quando io sono fatto così, quando ho dei capolavori PS1 e vedo che il gioco ha qualità, lo devo comprare, per forza. Non ci riesco proprio, non ci riesco a starmene tranquillo, è impossibile. Tra l'altro io sono molto spendaccione in ambito collezionismo, videogiochi, quando ho bisogno di qualcosa, questo purtroppo è una mia ossessione. Ad esempio io non riesco mai a giocare un gioco in formato digitale, lo voglio per forza fisico. Fortissima, se non secondo me un po' banale come ossessione. Però, vabbè. Ognuno ha i suoi vizi. Ci vogliamo fa. Sto notando che l'ascensore non c'è. Però devo visitare ancora altre zone, me lo sento. Devo andare ancora a trovare Maria. Sì, concordo. Io faccio quel ragionamento con la musica e i dischi che reputo fondamentali. Devo averli assolutamente originali. Allora non sono l'unico, meno male, meno male. Meno male. No, è proprio così, non ci posso proprio fare niente. Tra l'altro, le versioni che compro io sono sempre giapponesi, di qualsiasi gioco, quando è necessario. Faccio questa eccezione solo con Gran Turismo 1. Cioè, che prediligo la versione europea a quella giapponese. Poi tutti, per tutto il resto, cioè i miei giochi sono tutti giapponesi. Qualche americano ce l'ho, qualche europeo pure. Questo l'ho comprato in giapponese perché in giapponese con 60 euro te lo porti a casa. Mentre con 60 euro la versione europea al massimo lo guardi e basta.
Io sono così dalla nascita, devo avere le fisiche e le cose e tenerle in modo eccelso. Mica lo stesso per me, non riesco. Sai che cosa odio di Gran Turismo Europeo? Vediamo se indovini subito. Beh, a parità di gioco, a parte qualche macchina diversa. Le musiche? Spero di no. Spero non le musiche, perché sono, secondo me, il punto forte del gioco, della versione europea. Poi vabbè, ragazzi, non sono giusti. I 50 fps. No, si è scoperto che Gran Turismo 1 in versione europea va a 60 Hz, va a 60 fps. Quindi non soffre del calo di frame. Adoro quelle giapponesi. Quindi ti piace Masahiro Honda? Quello, il membro dei T-Square, che poi, vabbè, ha fatto da compositore per le musiche di Gran Turismo 1. Allora, le soundtrack di Gran Turismo giapponese mi piacciono, non le metto in dubbio. Ma quelle del primo in versione europea, io conosco pure il compositore, ci ho parlato, è un amico mio, che ho conosciuto tramite, appunto, SoundCloud. Veramente ce l'ho troppo nel cuore, nostalgia pazzesca. Quelle giapponesi, opinione sempre mia, attenzione, non voglio infierire su nessuno, le trovo un po', il termine americano corretto è cheesy, un po' sdolcinate, ecco. C'è un po' leggere l'udito, ecco. Invece quelle europee sono più frenetiche, più schizofreniche, più pazzoidi. Siccome è tutta elettronica, quelle delle versioni europee, io proprio non riesco a resistere. Infatti c'ho la colonna sonora anche registrata su un mini disc, che io pure sono ossessionato con i mini disc, mi piace come formato, e quindi mi sono registrato tutte le soundtrack lì. Non so voi ragazzi, però io le trovo stupende quelle della versione europea americana. Anzi, qualche giorno spero che Jason Page si metta a rifarle, perché merita, secondo me. Grazie bimba. Grazie bimba piccola. No, seriamente, che cosa mi manca da visitare a parte qui? So che mi mancano ancora delle zone. Mi mancano delle zone, ma non so quali zone. Il gioco è così vasto, ovviamente, mi dimentico sempre qualcosa. No, ben chiaro, parliamo di gusti, ci mancherebbe, su questo non ci piove, sì, esatto. Diciamo che quelle completamente cambiano completamente il mood del gioco, le giappe lo rendono più rilassato, è vero, invece quelle europee sono un pochettino più schizofreniche. Ma ad oggi, se volessi fare un impianto di ottima qualità per l'audio, che lettore CD dovrei prendere? Minchia Alfio, praticamente mi ha toccato un argomento proprio semplice. Io che consiglio ti posso dare? Per impianto di ottima qualità, lettori CD te ne posso consigliare a valanghe, solo che appunto dipende dal budget. Perché alla fine nell'impianto audio importa non solo la sorgente, ma anche la resa acustica, cioè importante anche, che ne so, la stanza, sì, perché altrimenti non ha una resa sonora non ha una resa sonora buona, ad esempio l'amplificatore, ci vuole un equalizzatore. Bisogna vedere che tipo di musica ascolti, come hai l'orecchio, a voglia. Ci sono troppe varianti. Però un lettore CD di buona qualità, io ti consiglierei Sony. Io sul lettore CD vado solo di Sony. Qualche volta vado di Technics, qualche volta vado di Onkyo, qualche volta vado di, che ne so, Pioneer, sono buoni. Insomma, ce ne sono parecchi. Ecco, aspetto dell'orologio. Secondo te si apre? Figurati. Non si apre. Indossaci al grande cospetto dell'orologio. Però non si apre qui. Aspettate un attimo. No, non si apre. Com'è che si apriva qui? Non mi ricordo più. Non la capire. Vai. Ma che fa? Non muore? Non so, vogliamo fare notte? Sì, vogliamo fare notte. Ma uno, soltanto uno di danno. Ma grazie al cazzo che non muore.
Vabbè, lasciamoli perdere, che sennò non andiamo avanti. Per il CD, una PS1. Lessi che molti cercarono proprio le PS1 in quanto hanno un gruppo ottico di alta qualità che va alla grande con la musica. Insomma, no, alta qualità no. Allora, la qualità della PS1 come resa sonora è buona, è molto buona. Però considerate che la PS1 veniva da un periodo in cui la Sony voleva vendere spendendo poco con l'elettronica. Comunque, voleva utilizzare un budget, un hardware con un budget abbastanza un po' economico. Per il lettore ottico e per il DAC si sono ispirati al Discman. Infatti, la PlayStation è nata nella metà degli anni 90. E nella metà degli anni 90 cominciò a svilupparsi una tecnica di DAC chiamata modulazione delta sigma o a modulazione di noise shaping, cioè di riduzione del rumore, un bit. Quindi diciamo che la PS1 è un ibrido tra console per videogiochi e lettore CD portatile. Se voi prendete un lettore CD portatile degli anni 90 vi trovate sempre la scritta 1-bit DAC, che significa modulazione delta sigma. Ripeto, suona molto bene, ma non prendetela per lettore CD audiofilo, anche perché il gruppo ottico della PlayStation 1, per quanto sia bello e facile da smontare e riparare, ha le sue magagne, ha i suoi problemi. Oh, ciao Kent! Salve caro! Il fatto qual è? Che purtroppo quando si diffuse la notizia che la 1200 è considerata una console per audiofilia, è salita di prezzo. Di brutto. C'è stato un periodo dove vi costava tipo 60-80 euro, una roba allucinante, veramente. Il consiglio che do io è quello di, quando si parla di resa sonora, di utilizzare altre componenti, secondo me. Io non capisco, sono qui. Però vorrei visitare un'altra zona. Come stai, Kent? Tutto bene? Come stai, caro? Salve. Come andiamo? Allora, io dovrei... Sì, dovrei fare un giro pazzesco solo per... per visitare le altre stanze. Perché vedo che ci sono dei posti che non ho cagato proprio di striscio. Non le ho cagate proprio di striscio. Perché c'è questa parte qui a sinistra che è veramente super vuota. Chi mi sta facendo l'hosting? Chi? Simo, ciao, madò, Simo, ciao. Ehi, salve Simo, ciao. Tenete pure presente che dall'uscita della PSX ad oggi il settore è avanzato, ha voglia, da morire. Ripeto, suona bene. Suona bene, ma audiofilia addirittura. Non esageriamo, ecco. Magari si può raggiungere prestazioni più alte modificandola. Ma così com'è, voglio dire, è lettore CD normale. Solo che non è portatile, è fissa, tutto qua. Anche perché devo andare molto ad economia, assolutamente. Allora, io dovrei adesso tornare indietro. Andare avanti, fare quella strada lì, sì. Ciao a tutti, ciao Simo, come stai? Ma salve! Io ti parlo sempre alla voce alla Ligabue perché... Non lo so per quale motivo. Sono di buon umore oggi. Tutto bene, guarda con la coda dell'occhio e le cuffie. Ma io spero di non regarti fastidio con la live. Tutto a posto, ieri ho fatto il richiamo. Bene, bene, bene. Io sto aspettando il richiamo per il 1° agosto. Ma che è? Aspetto il 1° agosto per il richiamo. Ma che fa, non muore? Ci vorrà un po' di tempo, però sì, non vedrò di farmelo perché ne ho assolutamente bisogno. Così completo sta fase qui. Ovviamente oggi si vede che sei più allegro degli altri giorni. Ovviamente è colpa del caldo. Ragazzi, io ve l'ho detto, purtroppo col caldo non sempre riesco a streamare. Quindi è un po' un problema per me. Faccio un save state qui perché sennò schiatto sicuro. Ma scherzi, fastidio. Sì, ma magari non lo so, con la voce. Non lo so, io chiedo sempre, dico sempre. Questo mi... praticamente mi pietrifica. Porca miseria. No. Andiamo così che è meglio.
forte, una bella resistenza. Bella resistenza davvero questo mostriciattolo qua. E veramente non vedo l'ora di farmi il richiamo, così mi metto subito a cercare un lavoro perché ne ho bisogno. Che è da parecchio che devo trovarmi un lavoro, ecco. Purtroppo, come vi ho già detto, se riesco a trovare un lavoro streamerò molto molto meno. Non ve la prendete, però il lavoro ha la priorità. E allora devo andare adesso a sinistra. Spero di non schiattare proprio qui. Puoi andare qui. Sempre dritto per dritto. E poi a destra. Poi devo percorrere questa specie di intestino tenue. Se vogliamo. No! Abbiamo fatto il save state, meno male. Perché me lo sentivo che schiattavo, me lo sentivo. Lo cercherai sempre nel tuo paese, no? Sì, nel mio paese è Massimo Siracusa. Che con la macchina, volendo, si potrebbe anche fare. Se mio padre non serve. Sì, però è preferibile lavorare in paese, certo. Sarebbe molto più comodo. Però, devo essere sincero, preferisco di gran lunga Castlevania a Silent Hill. Cioè, delle meccaniche di gioco stupende, sto gioco. Qualcosa di assurdo. No, e vabbè, ragazzi, non vi preoccupate, non vi disperate. Ho fatto il save state, me lo sentivo. Ho fatto bene, anzi. Ho fatto benissimo. Pazienza, devo stare più attento, tutto qua. E ringraziamo i save state e l'emulazione, perché sennò veramente giocarlo su console fisica sarebbe stato un bel casino. E preferiamo Silent Hill a Tomb Raider 3. Come no? Dai, mi stai cercando lavoro, lo cercherò ad agosto, il tempo di finire il secondo richiamo, ecco, così sono super protetto, ecco. Aia, maledetti. Ad agosto ne cercherò uno perché mi serve. Anche perché, ragazzi, voglio dire, ci sta, eh. Ok, dobbiamo andare avanti così. Qua siamo in zona pericolo pazzesco. Se ne esce qui. Qua se si sbaglia non se ne esce. Devo salire qui sopra, andare a sinistra. $1. Mai visto $1 a moneta, ecco. Tomb Raider 3, ragazzi, lo riprenderò in inverno o in autunno, quando comincerò a stare più tranquillo. Bene, bene, sono contento. Invece sto studiando per l'università. Ah, minchia, già subito. Fantastico, stai andando subito sotto. Bene, bene, bene. È una gran cosa, Simo. Fai benissimo. Fai assolutamente bene. Siamo qui. E poi, tecnicamente, dovrei andare avanti. Cioè, è difficile questa parte qui, è difficilissimo. Diciamo che come gioco comunque si presta meglio ai pomeriggi estivi invernali di non troppo impegno videoludico. Io, vabbè, se gioco un'oretta in estate è anche troppo. Però in inverno gioco molto di più. Onestamente gioco molto molto di più. Allora, io tecnicamente come faccio? Credo qui c'è un blocco. Infatti c'è un blocco, non si può più proseguire. Non si può più proseguire. Andiamo qui. Perché salendo per di qua. Poi andando qua, mi pare. No, andando sopra. Io ho preso Bloodborne. Bello Bloodborne. È un bellissimo gioco. Bello, bello, veramente bello. Difficile, ma bello. Se amate i Souls, Bloodborne, certo, fa caso vostro. Anche verrà stato detto tipo il miglior gioco della PS4. Non Bloodborne, ho detto Bloodborne. Ora io devo salire qui. Andare qui.
Puoi andare qui. Io non so manco che strada sto facendo, non ve lo dico subito. Non mi ricordo manco come sconfiggere Dracula, perché diciamo che mi sono dimenticato anche della procedura. Bravo Pizzarrun. Allora, devo salire qui sopra. Faccio un save state che è meglio, non voglio morire. Siamo qui sopra. Poi tutto dritto, ovviamente. Proprio spediti come un treno. Purtroppo con questo caldo non sempre viene voglia di giocare, sapete? Anzi, il caldo mette solo ansia, molta ansia. Poi tecnicamente dobbiamo scendere qui. E proseguire così, sempre dritto. Oh, qua c'è una roba interessante. Aspetta un attimo, vediamo se riesco a prendere. Aspetta, qua è difficile un po'. Un po' difficile. No. Olè, aspetta, ci sono quasi. Oh, Bat Pentagram, preso. Ma veramente se non si fa attenzione si schiatta in un attimo. Avanti. Na 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 na. Assassino vero. Oh, merda, una pietra. Questo vampiro ucciso da una pietra, voglio dire, un po' assurdo. Sì, bisogna andare dritti perché qua mi porta a una porta. Mi porta a una porta. Mi conduce a una porta, meglio. Ma devo salire qui sopra. Vediamo se riesco senza dover bestemmiare. Oh, ci sono riuscito. Andiamo qui. Questa zona è troppo vuota, non può essere così. Ah, ma questi sono i punti di salvataggio, porca vacca. Devo decidere, ragazzi, devo decidere se esplorare ancora o cercare di uccidere Dracula, che praticamente porta al vero ending del gioco. Però non so, cosa mi manca da esplorare? Voglio dire una cosa. Reverse Map STN. Oh minchia. Ma è identica alla mia. Oh ragazzi. Oh ragazzi. Ma è identica alla mia. È identica alla mia. Quasi. C'è veramente, ma non poca roba, ma niente, proprio parliamo di quadretti. Quindi volendo, mi sa che oggi lo terminiamo, ragazzi. Tipo alcune porte si notano le interruzioni nella mappa, è vero, è vero. Ragazzi, mi sa che lo terminiamo oggi. Mi sa che lo terminiamo oggi, perché, vabbè, a parte alcune scemenze, voglio dire. Penso di averlo giocato abbastanza, non c'ho altro da visitare. Mi devo ricordare come andare da Dracula, cioè so cosa fare, ma non mi ricordo l'esatta procedura perché bisognava parlare con Maria prima. Però sì, lo terminiamo oggi. Oggi terminiamo Castlevania Symphony of the Night. Io manco lo sapevo, pensavo ci fosse oltre da qualcos'altro da esplorare, ma invece niente, abbiamo esplorato tutto l'esplorabile. O almeno, ripeto, a parte qualche pixel, veramente di poco. Cioè, proprio se dobbiamo essere rompicoglioni, c'è questo punto in basso a sinistra qua che non l'abbiamo esplorato. Vabbè, dai, possiamo dargli un'occhiata, veloce, veloce. Però sì, oggi lo finiamo. È giusto finirlo, eh.
ci sta. E allora, vediamo se qui riesco ad andare avanti. Sì, magari si tratta di stanzetto con qualche oggettino. Sì, mascemenza, ecco. Però sì, identica, la mappa è veramente identica. Non manca niente, abbiamo esplorato tutto, tutto, tutto. Mi mancherà questa canzone. Sapere che oggi lo terminiamo. Ci sta, da allora la live ci stava, quella di oggi. Quindi, cioè ragazzi, terminando SOT, non dovrei portare qualcos'altro. Tecnicamente. Chissà, 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 chissà. E allora, scendiamo ancora. Che c'è una piccola stanza che non ho visitato, qui mi pare. E infatti, immaginavo che c'erano queste bastarde pronte ad aspettarmi. Però sì, ragazzi, oggi lo finiamo. Oggi lo finiamo. Che purtroppo non è un walkthrough al 100% o al 200% in questo caso. Per lo più è un modo per divertirsi e giocare. Ho esplorato tutto l'esplorabile, cioè se devo ammazzarmi per delle scemenze non ha molto senso. Ok. Qui, questa zona qui non ho esplorato per bene. Andiamo avanti. Ti brucio sul nascere. Sì, ma io adesso non mi ricordo come cazzo si... si apriva la porta dell'orologio, perché i due anelli non servono, non funzionano, non mi ricordo più niente. Però sì, oggi ragazzi lo finiamo, veramente, sono troppo contento. Ci sta tutto. Che l'abbiamo giocato molte volte, come ha detto Gianluigi, ci sta assolutamente. Andiamo qui. Vediamo dove mi porta. Qui sotto non l'ho visitato, forse. Guarda lì, sì, mi sa che non l'ho visitato qui sotto e basta. Per il resto risulta tutto completamente visitato. E infatti, vedete? È aumentato di un blocco la cosa della mappa. Che è sta roba? Tenshin Set. Che cos'è il Tenshin Set? Tre portate di Tenshin. Che cos'è il Tenshin? No, io sono troppo curioso quando si parla di magna. Tenshin. Food. Tenshin Don. È un piatto tipico della cucina giapponese. Sembrano, sapete che cosa? Quegli involtini al vapore. Buonissimi. Chi ha che fame? Mannaggia Castlevania. Franci, ciao, salve. Buon pomeriggio, caro, anche a te. Come va? Ehi, Franci. Buon salve, come va? Ah, maledetta. Vedete che, ragazzi, c'è una parte che non ho esplorato. Perché c'è proprio una cosa di cuori che non ho preso proprio. Io ora ci vado. Perfetto, incremento dei cuori. Tutto bene voi? Tutto bene, a parte il caldo maledetto. Se può andare avanti, dai. In qualche modo si prosegue. Qui cosa c'è? Niente. Ragazzi, abbiamo finito. Abbiamo esplorato il castello per intero, secondo me. Non c'è altro da fare. Ora io mi devo vedere come affrontare Dracula. Allora, Sot Reverse Castle Dracula. Mi devo ricordare cosa fare, l'evento. Allora, so dove si trova il castello inverso di Dracula. Cioè, dove andare. Il problema è perché non ci posso andare, perché la porta non si apre. Ecco. The Final Symphony of the Night, Final Fight.
Ok, mi servono degli oggetti. Like a normal castle, the secret lies above 29-25, while Richter and Maria can gain access in the middle. Alucard must collect the following rings. Ring of Blood. Di Blood, ecco. Dobbiamo vedere gli oggetti che abbiamo. Ma secondo voi è normale che per platinare un gioco serva un DLC? Purtroppo sì, ci sono aziende che vendono i loro giochi e poi viene l'achievement per completarli, devi comprare un DLC, una cosa che dà veramente fastidio. No, praticamente anche se non devi avere un oggetto, devi avere una serie di oggetti: il cuore, la costola, i denti, l'anello, gli occhi, cuore, costola, occhio, anello. Me ne manca uno. Me ne manca uno, per questo non si apre la... le reliquie, esatto. Quale mi manca? Allora, ring ce l'ho. Ah, tu, solo il dente. Reverse outer wall. Dove si trova? Quindi praticamente significa devo andare a sconfiggere un altro boss. Sì, devo sconfiggere un altro boss e poi possiamo terminare il gioco. Allora... vediamo dove cavolo si trova. Serve Tooth of Blood. Vediamo dove si trova. E siamo a posto. Tra l'altro mi sa che ci sono molto vicino, sai? Ah, ok, ho capito cosa devo fare. Praticamente devo andare nella zona in cui stava il Doppelganger. Quindi sì, ragazzi, la zona è esatta. Che culo, madonna mia, faccio un save state. Praticamente devo riaffrontare il Doppelganger. Devo andare nella zona dove c'è il Doppelganger e là praticamente otterrò il dente di Vlad, o il dente, ecco. Credo, se ho capito bene dovrebbe essere così. Quindi entriamo qua. No, non qui. Da un'altra parte. Ragazzi, veramente non ho più niente da fare. Mi sa che l'ho finito tutto sto gioco. Andiamo qua. Mi sa che è qui. Ok. Poi entrando qui. Ecco, esatto. Qua si dovrebbe salvare. Esatto. E qui ci dovrebbe essere il boss. Molto bene. Basterà andare a sinistra. Eccolo qua. Vedete? Lo sapevo, lo sapevo. Sconfitto. Una cazzata. Questa spada è una cazzata, onestamente. Zanna. Ok, bene. Dovrei avere tutti gli oggetti adesso. Perfetto, dobbiamo andare da Dracula, spaccargli il culo, abbiamo finito il gioco. Nice, nice, super nice. Ok. Sono contento, molto contento. Va, torniamo indietro. È bello sto gioco perché capisci che per andare avanti ti mancano delle cose e poi quando hai tutto sei felicissimo. È troppo bello questo gioco, è un cazzo di capolavoro, è qualcosa di assurdo. Ok, allora dunque devo salire adesso in alto e poi andare a destra, la prima porta a destra. O il primo ingresso a destra, non ricordo. Ma qua mi porta una... mi conduce a una porta. Vediamo se è corretto. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Se come penso io la porta si dovrebbe aprire, o almeno quell'ingresso lì si dovrebbe aprire. Mamma mia, ragazzi, che avventura giocare Castlevania Symphony of the Night insieme a voi. Sono veramente molto molto contento di averlo giocato insieme a voi. E è stata una bellissima avventura. Sono soddisfattissimo di quello che ho fatto, di quello che abbiamo fatto. L'abbiamo esplorato quasi tutto il gioco. Siamo messi bene con l'equipaggiamento e con tutto. Certo, dobbiamo ancora trovare altre robe. Va bene, va bene, io sono felicissimo.
Il mio scopo era quello di portarlo e divertirsi. Sarebbe grandioso se qualcuno prendesse il motore di questo gioco per farne un seguito a una sorta di spin-off made non autorizzato. Un Metroidvania, praticamente. Chissà, qua forse qualcuno ci starà lavorando, perché i Metroidvania vanno molto forte. Vanno molto, molto forte. Ai, maledetti. Cioè, io amo i Metroidvania. Come si fa a non amare i Metroidvania? Io lo adoro, questo stile di gioco. E Symphony of the Night è stato il mio primo Metroidvania, comunque il mio primo gioco a usare questo stile qui, questo genere, ecco. Ora, devo scendere. Ai, maledetto figlio di Androcchia. Poi devo salire qui, mi pare. Puoi andare qui. Ho tutto quello che mi serve per andare avanti. Devo solo trovare la strada giusta per arrivare a Dracula. Non credo sia questa la porta, ma vabbè. Male che sbagliamo, torniamo indietro. Non può essere questa la porta, è impossibile. No, infatti non è questa la porta. Porta ai sotterranei. Però ci siamo quasi, ragazzi, veramente. Dobbiamo ritrovare quell'ingresso lì chiuso, dove ho indossato i due orologi e i due anelli. Siamo a posto. Forza più 10. Tutto ciò che aumenta la forza, mettiamolo, guarda che ci sta. No, che stai facendo? Bene. Sì, ok, ho capito cosa devo fare, va bene. Penso. Però devo stare attento perché morire è un attimo qui. E non mi va. Siamo quasi, ragazzi, non vedo l'ora di finirlo. Aia. Sto un po' morendo. Sono un po' morto. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Questa è la stanza. Secondo penso io si dovrebbe aprire il passaggio. Sì. Ci siamo, ragazzi, lo stiamo finendo. Anzi, è finito praticamente. Ok, ci siamo. Se andiamo qui al centro andiamo ad affrontare Dracula. Però prima di proseguire preferisco salvare. Anche se onestamente non ce n'è proprio bisogno, perché sconfiggerlo è una cazzata. E poi niente, terminiamo e buonanotte, ragazzi. Purtroppo Castlevania è andato. Finito. Purtroppo ogni capolavoro deve andare al suo termine. Ci siamo. Boss finale del gioco, nonché ending vero del gioco. Io prima di cadere qui in basso preferisco esplorarmi tutto, così aumenta la mappa, ecco. Non cadiamo qui dentro perché sennò... No, mannaggia. Vabbè, pazienza. Doppiaggio in giapponese, che pornografia. Grazie, bimba. Certo che siamo caduti in basso, letteralmente. Sì, mo. Chiedere quando avevo completato il gioco per la prima volta al castello normale, avevo pensato, beh, tutto qui. Poi scopristi che, insomma, bisognava indossare gli occhiali sacri per sconfiggere la maledizione di Shaft. Bel mondo, no?
Ehi Pain, ciao, ciao caro, buon salve. Nivea, ci sta perché Alucard ha una pelle così bella, ci è azzeccato. Ci sta. Draga, sore mo kokomade no yō da na. Sore wa dou desu ka na? Saigo no ikenie to shite nanji no shisuru ki hanshin o sasageru. Vedi se ci riesci, Shaft. Sconfitto. Una cazzata. Avete presente quel meme quando io faccio tutte le queste secondarie e poi affronto il boss vero del gioco e tu lo guardi così come dire ok, va bene, facciamo, che dobbiamo fare? Non è questo, il vero boss del gioco. Ora ce n'è un altro e abbiamo finito. Madonna, tra l'altro sta andando a fuoco il computer, ma com'è possibile? Ci siamo. Credetemi, il boss finale di Dracula non è niente di che. Cicciue. Oh, dare ka to omoeba. Hisoshi na, waga musuko yo. Figlio mio. Dekiru nara aitaku wa nakatta. Konatta ijou, koko kara saki ni ikaseru wake ni wa ikanai. Ai mo kawarazu ningen domo no mikata wo shite oru no ka? Yomoya, yatsura ga omae no hahaoya ni shita koto wo wasureta wake dewa arumai na? È perché la madre di Alucard fu uccisa, Lisa. Però sua madre gli disse non odiare gli umani, non li odiare. Anzi, proteggili. Provaci. Dracula. Provaci. Ci siamo. Vediamo se ci riesco. Oh, grande. Ah, merda, sto morendo. Elisir della vita. Pizza, minchia, ti pare il momento di mangiare una pizza adesso? Ottimo. Finito. Che è successo? Ragazzi, voi sentite? Sentite? Non capisco, l'audio non c'è più. Che è successo che non si sente più l'audio? Ah, voi sentite? Ok, l'importante è che sentite voi. Chissà cosa è successo. Io non sento più l'audio del gioco. Sentiamo la tua voce. Ma l'audio del gioco invece lo sentite? Non capisco, aspetta, fatemi controllare un attimo. Ma il gioco effettivamente no, non mi dire che l'emulatore ha glitchato tutto. Che cosa è successo? Aspetta ragazzi, no, sta scena è troppo importante. Mi rifaccio pure la battaglia da cavo, non me ne frega niente, però sta scena è troppo importante. Facciamo una bella cosa. Io so per quale motivo, mannaggia a lui. Plugin di merda. Allora, fatemi cambiare plugin audio che fa schifo. Lo rifacciamo perché quella scena è troppo importante, è giusto sentire tutto. Voglio terminare in bellezza, ormai che ci siamo, terminiamo in bellezza. Andiamo avanti. Scegli file. Percentuale a proposito? 187%. Ragazzi, lo so, per molti amanti di Castlevania questa percentuale è bestemmiosa, lo so molto bene. Io ci ho provato, vi giuro, ci ho messo tutto me stesso. Però, vabbè, rimediamo. Ok.
Ok, andiamo avanti. Allora, direi di esplorare prima a destra e poi a sinistra e poi di fiondarmi in basso. Peccato, era finita la battaglia. Però è andato così, Eva, perché ci vogliamo fa. Fermo così. Torniamo indietro. No. Poi andiamo avanti così. Ma io pensavo ad una cosa, ragazzi. Scusatemi un attimo. Ok, bene. Ma se torna indietro è salvo, cosa accade? Che tecnicamente posso tornare indietro, infatti. Vado a salvare. Vediamo adesso la percentuale a quant'è. Poi fatemi fare reset. Solo a curiosità mia. Quali plugin audio avevi? Eterna SPU plugin, che purtroppo mi serve alcune volte per rippare delle musiche di alcuni giochi PS1. Ma va bene, dai, non importa. Ora abbiamo risolto. Vediamo quant'è la percentuale adesso. 188,2. Mamma mia, è aumentata tantissimo. Porca vacca. Bello, bello. Ok. Vabbè, dai, non vi preoccupate. Io penso di aver esplorato tutto, ragazzi. Non saprei che cazzo altro esplorare. Secondo me sono cazzato. Non mi va di girare per queste cazzate. Io ho usato sempre quello base di PSX e non ho mai avuto problemi. No, l'Eternal SPU plugin lo uso quando io devo estrarre le musiche di alcuni giochi PS1, perché alcune musiche PS1 sono in formato SEC, cioè sequenza MIDI, e quindi l'Eternal SPU plugin praticamente fai un dump del processore sonoro e te le converte in WAV. Quindi fai un rip pulito più o meno del processore sonoro della musica. Andiamo avanti, vediamo se si può. Non si può. Velocizziamo. Sì, va bene. Sembra uno che sta ruttando all'interno di un... all'interno di un rubinetto. Ok. Sconfitto. Fuori dei coglioni. Sì, 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 sì. Bla 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 bla. Shaft, te ne vuoi andare a quel paese. Va a cagare. Pigli dell'assativo e sei a posto. Ok. Spero che adesso la scena si senta tutta. Tutta si deve sentire. Speriamo. Facciamo finta che non sia successo niente. Non scorre buon sangue tra vampiri, vero? Cioè, da dire che Alucard odia suo padre, ma per quello che ha fatto agli esseri umani, si sa che Dracula ami Lisa, ha sempre amato Lisa. E in realtà Lisa, la madre di Alucard, nonché la moglie di Dracula, gli ha sempre detto non fare del male agli umani. Però dopo la sua morte ha cominciato a riodiarli di nuovo. Però mamma mia, che boss fight pazzesco. Dai, muori. Sconfitto. Non si sente l'audio, non capisco per quale motivo. Ma boss finale? Sì, 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 questo è il boss finale. Questo è il boss finale del gioco. Abbiamo finito il gioco. Ragazzi, non so per quale motivo, non vorrei che la mia ISO fosse corrotta o l'emulatore che fa cacare. Però vabbè, il gioco è finito praticamente. Tu hai perduto ciò che amavi e hai cessato di amare. Per questo eri sconfitta in partenza. Davvero? Che ironia. Le cose a cui ho rinunziato nella mia ricerca di potere sono state la causa della mia rovina.
rinunziato, cioè molto, molto arcaico. Dimmi, Alucard, quali sono state le ultime parole di Lisa? Mi ha esortato a non odiare gli umani. Mi ha detto che, se non li avessi perdonati, sarebbe stata la mia fine, la mia distruzione. E che non era giusto imporre il proprio dominio degli esseri che abitano questo mondo. E poi, padre, ha detto che ti avrebbe amato per l'eternità. Lisa, ero dunque in errore. Ora l'audio è tornato, quindi proprio questa scena che non funziona proprio. Sì, sì, no, no, vabbè, è stata una scelta di Gemini a fare questa traduzione, bravissimo, anzi. È stato eccezionale. Ragazzi, abbiamo concluso Symphony of the Night, ending buono. Castello rovesciato quasi tutto completo, sono contento, abbiamo sconfitto tutti i boss. Io sono soddisfatto, onestamente, molto soddisfatto. Grazie ragazzi, grazie anzi. Afternoon, finalmente, proprio afternoon. Ah, grazie Castlevania. Grazie. Grazie davvero Konami per tutto. Grazie Koji Igarashi per aver creato un gioco del genere. Grazie davvero. Capolavoro. Se svampate il castello, signu. Buggy datta yo da na. Alucardo. Yokatta. Anata mo buggy datta no ne. Sumanai. Sumanai. Ore no se de. Mata jitsu no chichi yo. Per mia cagione. Cioè, è bello come è stato scritto. Non badateci. Jibun no shikumei yue ni yatsu o taosa ne ma naranakatta dake da. Mi costringe ad abbatterlo. So itte kureru to tasukaru. Sentir questo mi risolleva un po'. Da. Però. Yoku oboete o. Ricordate bene questo. Non è lui il solo in grado di riportare rovina in questo mondo. Sono gli esseri umani a sostenere che sia solo la sua colpa. Comprendo. E lo scolpirò nel mio cuore. Non ho doppio Maria Renardo perché avrei una voce di... Il mondo non ha bisogno del sangue maledetto che mi scorre nelle vene. Meglio sarebbe se tutti ne fossero all'oscuro. Oh. Dunque, questo è un addio. Non ci rincontreremo mai più. Alucard. Seguilo, Maria. Se questo ti detta il cuore. Va bene così. Sento che ora non sarei in grado di guarire le ferite del suo cuore. E poi ho il presentimento che ci rivedremo. E quando quel giorno non verrà, credi. Ora, andiamo. Ci attendono tutti. Oh. Certo. Quindi, da una parte... Maria era affascinata da Alucard, secondo me. Cioè, lo è tuttora, secondo me. Ora, le scritte voi le vedete glitchate, ma non è colpa del gioco. Non è colpa neanche della traduzione. Purtroppo è la risoluzione PlayStation che rovina un po' il tutto. Beh, che dire... Bellissimo gioco, un capolavoro, lo amo, ce l'ho nel cuore. Veramente, Koji Igarashi ha fatto un lavorone pazzesco. Divertente, mi ha divertito, non mi fa sclerare come Silent Hill, consigliatissimo se amate Metroidvania. In realtà se dovessi portare un altro Castlevania non saprei quale portare, probabilmente Lament of Innocence per PS2. Ma lo devo comprare perché non ce l'ho proprio. Ecco, Koji Iga... O Koji Igarashi è colui che ha sviluppato e dato design al gioco. È lui il vero capo di Castlevania. Veramente, che capolavoro. Io spero che vi siate divertiti. Spero che sia stato un gioco di vostro gradimento. Io vorrei ringraziare anche tutte le persone che mi hanno seguito sin dall'inizio di questo gameplay, che è stata una bella avventura completarla insieme. E un'altra perla terminata nel mio canale. Non pensavo ci sarei mai riuscito, ma è andata.
sono molto molto contento. Bella la musica di sottofondo, veramente. Molto delicata. Però non piangerò come in Crisis Core, fortunatamente. Sono felice, sono contento. Mi commuove il fatto che sono da parecchio su Twitch e sono riuscendo a portare tante robe, a stare con voi, a conoscere altre persone. Fa tanto tanto piacere. Grazie davvero, ragazzi, di avermi fatto compagnia. Grazie di tutto. Mando un cuoricino anch'io. Scusate un attimo, Marketplace mi sta rompendo. Una bella musica, leggera, molto leggera. Non so cosa dire, è veramente una bella sensazione averlo terminato. Mo piange, no, no, ma è un finale felice. Traduzione italiana: Gemini, grande, Mok Tom, Shariar Beck. Grandi a tutti e tre. Grazie di cuore, ragazzi, perché è con voi se ho iniziato questo mio lavoro, ovvero tradurre materialmente Ace Combat 3. Grazie davvero, merito vostro. Mi avete dato l'ispirazione per tante cose, ecco. Sviluppato da Konami Computer Entertainment Tokyo. Una volta. Ma che belli questi crediti. Però vedi, le scritte sono glitchate. Gemini l'aveva detto. Le scritte sono glitchate perché purtroppo la risoluzione PlayStation un po' sminchia il tutto. Dice che quando l'ha giocato nel suo televisore non vedeva di questi difetti. Glielo dovremmo, quasi quasi gliene parlo a Gemini. Glielo chiedo, gli chiedo: ma come mai hai avuto così problemi nel far vedere le scritte? Lo sai, così nel gruppo Romanking. Se non mi manda a fare in culo, probabilmente. È curiosità mia, non è una predica. Anzi, io lo ringrazio perché mi ha permesso di giocarlo in italiano. Colpa del tuo emulatore, ma capita anche in alcune PlayStation 1, Giallo. Capita anche in alcune PlayStation 1. Ma la traduzione è stata fatta dai Sadness? No, la traduzione non è stata fatta dai Sadness, ma due membri dei Sadness hanno aderito a quella di Gemini. Allora, Gemini praticamente si è ritrovata la copia di Castlevania Symphony of the Night in giapponese tra la tua collezione e ha detto quasi quasi lo traduco in italiano. Ha estrapolato gli script, li ha dati a Shariar Beck. Shariar Beck li ha tradotti, è una ragazza traduttrice, li ha tradotti e glieli ha ripassati. Lui ha fatto l'hacking grafico e ha fatto l'hacking di programmazione, poi l'hacking grafico mi pare abbia chiesto a Mok Tom. Ora io non mi ricordo Mok Tom se era hacker grafico o se era programmatore, ma comunque il gioco è stato tradotto da tre persone: Gemini, Mok Tom e Shariar Beck. Ora io non mi ricordo che cosa faceva Mok Tom, non mi ricordo proprio. Allora, il gruppo traduttore, no, allora era traduttore, penso che Gemini era traduttore, programmatore e hacker grafico, quindi minchia, quasi tutto lui ha fatto. E niente, questa era Castlevania Symphony of the Night, quasi completata al 100%, cioè 200%, in realtà si poteva completare meglio andando a visitare alcune zone morte del castello inverso, comunque alcune parti del castello normale. Io non so cosa dire, vi ringrazio infinitamente per aver visto la live. Non credo che vorrò andare avanti, perché non perché mi sento giù altre robe, solo che non ho programmato altro, pensavo che avrei
passato una giornata intera, comunque queste 2 ore, a giocare a Castlevania, quindi io chiudo qua. E ho caldo pure, quindi sì, ne approfitto per riposare. Dicevo, ne approfitto per riposare, anche i capelli stanno chiedendo aiuto. E niente, io quasi quasi vi... Però ci starebbe Shark Hell. Lo so amore, quasi quasi lo vorrei portare venerdì. Perché venerdì voglio fare la challenge di Siphon Filter 3. E se non riesco, porto qualche video di Shark Hell. L'avevo in riservo per venerdì, ecco. Che ne pensi? Che adesso il momento che il caldo è veramente pazzesco, comincio a sudare. E venerdì sì, facciamo la challenge di Siphon Filter 3. Se va bene, se va male, beh, un po' di video cringy, così per divertirci. E niente, dai, io vi auguro uno splendido pomeriggio. Ci vediamo venerdì. Non so se streamerò alle 11, cioè alle 10, perché sembra che streamare il pomeriggio sia molto molto piacevole per gli spettatori. Infatti siamo in molti. Vedremo, vi darò una comunicazione quanto prima possibile. Detto questo, alla prossima. Ringrazio Pain, ringrazio Loreta, ringrazio Giallo, Alfio, Simo, ringrazio Hans, ringrazio Kent, ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto compagnia. E alla prossima. Mi raccomando, visitate i miei social se volete, Discord, Telegram, YouTube per vedere le repliche, c'è la mia pagina Facebook, c'è il mio canale Telegram se volete iscrivervi. Quindi io vi lascio con questo e vi auguro una splendida giornata, un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.